Grazie Presidente. Io sottoscrivo questo emendamento, ovviamente, e ci tengo a dire che voteremo a favore anche perché in questo emendamento sostanzialmente c'è un po' la chiave di lettura dell'intero provvedimento, perché dire che l'INPS interviene senza oneri per la finanza pubblica significa dire che l'attività di controllo ispettiva, almeno da parte dell'INPS, rimarrà quella che ad oggi ancora vede nelle campagne d'Italia e non soltanto del sud d'Italia un'attività importante appunto di caporalato. Grazie. Grazie, deputata Polverini. Deputata Chimienti, prego. Sì, grazie Presidente. Sottoscriviamo anche noi questo emendamento. Grazie. Sì, va bene. Allora, se nessun altro interviene, io pongo i due emendamenti identici in votazione con il parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Di Gioia. Basta, no? Ci siamo. La votazione è chiusa. Favorevoli 162, contrari 245, la Camera respinge. Siamo all'8.18. Anche qui c'è un invito al ritiro, parere contrario e il parere contrario della quinta commissione. Nessuno interviene, la votazione è aperta. Di Benedetto. Patriarca. Patriarca. Matarrese. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 160, contrari 251, la Camera respinge. Andiamo all'8.20, invito al ritiro parere contrario di Commissione Governo e di Quinta Commissione. Deputato Placido, prego. Questo emendamento allude ad un tema molto serio che è tornato più volte nella discussione svolta in Commissione, quello della cosiddetta filiera etica. Contrastare efficacemente il caporalato significa riuscire ad agire contemporaneamente su tutta quanta la filiera e non solo sul rapporto che regola le relazioni fra il caporale e l'impresa che immediatamente ne utilizza le prestazioni. C'è una questione che riguarda l'industria di trasformazione, c'è una questione che riguarda finanche la grande distribuzione. Scegliere di avere espunto questo tema dalla norma, a nostro giudizio, è un elemento che la indebolisce pesantemente. La ringrazio. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario del relatore del Governo e anche della Quinta Commissione.